con Nico Centurame, con il capitano Riccardo Della Quercia. Riccardo, siamo in diretta, Riccardo. E allora vieni qui, Riccardo Della Quercia. E allora, da capitano, che mi racconti? Che emozioni stai provando? Lacrime? Tante, ma di gioia. Tutte, perché stare sei anni nella stessa squadra e arrivarci con questa maglia in Lega Pro è veramente un orgoglio per me e per tutta la città di Pineto. C'era stata anche un po' di paura in queste settimane, oppure un po' di preoccupazione, perché ovviamente i risultati sperati non arrivavano, la Vigor Senigallia correva, aveva accorciato fino a 2 punti ed oggi era necessariamente la giornata decisiva. Mentalmente cosa ci avete messo di più? Ma di più niente, perché comunque anche le altre partite hanno fatto bene, solo che non riusciamo a segnare. Però oggi, già da ieri mattina, quando siamo guardati negli occhi, abbiamo detto che oggi non c'era partita, infatti così è stato. Le emozioni dei tuoi compagni, perché in tanti ovviamente avevano una responsabilità in più, parlo di quelli un po' più maturi, Simone Minincleri, che purtroppo da bordo campo vi ha dovuto dare una mano, e poi anche un po' quella che è stata la settimana all'interno di Pineto, all'interno del territorio che tu vivi quotidianamente, che vi chiedeva lo sforzo ultimo, lo sforzo ulteriore. Sì, sicuramente non è stata una settimana facile, perché come abbiamo visto stare avanti 9 punti e poi arrivare a giocarti la partita l'ultima giornata non era facile. È vissuta una settimana un po' complicata perché comunque tensione c'era nell'aria, però come ho detto prima, dall'inizio della partita si è visto subito che non c'era partita oggi. E allora, congratulazioni a Riccardo Della grazie, Quercia. Come festeggerai stasera, Riccardo? Non dirmi che vai al lavoro. No, stasera no. Non va al lavoro Riccardo Della Quercia. E allora, tra poco, anzi io inviterei il nostro Nico Centurame, che ringrazio ovviamente anche per una sorta di sforzo fisico all'interno del campo, Mariani Pavone. Noi ci avviciniamo a Roberto Giammarino, che ha la coppa in mano. Ovviamente lasciamo spazio anche ai colleghi, poi anzi andiamo dal vicepresidente Gerardo Di Luca. Di qua, Nico per favore, eccolo qui. Insomma, Gerardo, ci eravamo sentiti in mattinata, abbiamo parlato del Giro d'Italia per non pensare a questo importantissimo match, adesso però ne possiamo parlare. Ma più che parlare del match, intanto saluto i telespettatori e la redazione di Rete 8. Grazie Gerardo. Non so che parole dire, nel senso che la mente già, secondo me, è proiettata a quello che dobbiamo fare domattina. Sul match, questo è positivo però. Sì, io poi lo sai che sono uno che programma. Un pragmatico che non si lascia vincere facilmente dalle emozioni. Però qualche lacrima devo dire che mi è scappata al 90esimo, perché era inevitabile. Voglio rimarcare una cosa: mi è piaciuto che tutta questa gente oggi è venuta, ha gioito con noi. Ho visto tanti presidenti di calcio, Quartiglia, Campitelli, ma secondo me tutto l'Abruzzo si è schierato con noi oggi, perché avere una seconda squadra professionistica in Abruzzo significa anche veicolare un po' tutto quello che è il settore calcistico a livello sia di prima squadra, chiaramente, certo, ma anche a livello di giovani. Sicuramente farà bene, augurando chiaramente che il Pescara possa andare in Serie B, perché per noi sarebbe un orgoglio, noi siamo gemellati col Pescara, sì, quindi non ci sarà mai una competizione feroce col Pescara, anzi siamo amici con la società, col presidente, con il pubblico di Pescara. E se ce l'avessi una partita col Pescara, vabbè, ve la giocherete senza timore, immagino. Senza timore. Cosa dire? Mi è piaciuto alla fine anche lo spirito della Vastese, perché nonostante alla fine non avesse un gran significato pareggiare, perché sì, insomma, però se l'è giocata ed è giusto che sia andata così. E le vittorie sofferte, perdonami, se esatto, lo dico, forse sono anche più belle. È stata una partita vera, complimenti anche alla Vastese, con il quale abbiamo anche una grande amicizia con la società, con i dirigenti, ma oggi era morse tua vita mia, per cui è andata così, siamo stati più forti, abbiamo giocato un bel primo tempo, una partita di nervi, e loro se la sono anche giocata bene, complimenti ai giocatori della Vastese. Adesso si festeggia. Adesso si festeggia.
Nel frattempo invasione di campo pacifica ovviamente dei tifosi del Pineto, sono stati aperti i cancelli per far assaporare anche ai supporters l'odore dell'erba che ha scritto, qui sopra è stata scritta una pagina importante, fondamentale della storia del Pineto, non solo, Gerardo. Sì, oggi è un evento, non è un evento normale, questo è un evento straordinario. Anzi, invito il nostro cameraman Nico Centurame a far vedere, appunto, mentre noi parliamo sopra queste immagini, a far vedere l'entusiasmo pacifico. Perché non dico che non ci puntavamo, noi abbiamo fatto una squadra buona, abbiamo selezionato i giocatori che avevano voglia di emergere e di rivincita nelle squadre dove giocavano, ma puntare decisamente al campionato ce ne siamo accorti alla fine del girone d'andata. No? Sì. Grazie. Grazie. Voglio dire, poi ovviamente l'appetito vi è mangiando, sì, quando avete visto anche in fase di mercato, Gerardo, no? Avete captato il momento giusto e soprattutto avete intercettato i giocatori giusti. Sì, anche a gennaio qualche rinforzo, Chemili, Forgione, ragazzi che stavano in altre società e che abbiamo ritenuto ci potessero essere utili. Però il presidente ci ha sempre creduto in questa vittoria del campionato. Faccio i complimenti, guarda, anche al Senigallia, perché il Senigallia ci ha dato filo da torcere, anzi una piazza che merita una categoria superiore, perché anche quando siamo andati c'erano 2-3 mila persone, se la sono giocata, immagino, massima sportività, correttezza societaria, terzo tempo per noi, voglio dire che queste sono le piazze che danno un po' lustro al calcio, nel senso al calcio che, dilettantistico soprattutto, dilettantistico ma anche professionistico, nel senso che non siamo qui a fare le guerre. Il calcio va interpretato come uno sport dove ci piace, quindi ce lo vediamo, il risultato è importante, però sempre in un massimo contegno di correttezza, no? Sì. Assolutamente, Gerardo, io ti ringrazio, fate buona festa, sperando di rivederti tra qualche ora, poi aspetto info anche ufficiali, no? E allora eccoci qui col nostro Nico Centurame, come vedete il Mariani Pavone è invaso dai tifosi del Pineto, io sto cercando ma ovviamente sarà complicatissimo in mezzo a questa folla che si trova all'interno del rettangolo verde anche di intercettare il presidente Brocco che ho visto, quindi se Nico mi viene dietro, insomma andremo ad ascoltare anche il presidente Silvio Brocco, c'è la sua firma su questa bellissima pagina di storia. Presidente, siamo in diretta, una sorta di preparazione atletica ho sostenuto per raggiungere il presidente Brocco. Presidente, siamo in diretta, sì, un attimo, facciamo salutare il presidente Brocco, ovviamente tantissime le persone qui sul terreno di gioco, ringraziamo ovviamente anche la sicurezza. Presidente, allora prima di raggiungerla fisicamente ho detto è stata scritta una bella pagina di storia, forse, anzi senza il forse, la più bella per Pineto, e lei non solo ha portato la penna per scriverla, ma ci ha messo anche la firma. La firma, sì, è giusto che sia così, perché la continuità di anni cercando di fare sempre bene ogni anno. A volte ci siamo riusciti, a volte un po' di meno, però posso dire che i 7 campionati di quarta serie che abbiamo fatti sono stati, ci hanno posto sempre su un livello di qualità, come società, come squadra, come comportamento, come etica, come rispetto degli avversari, dei direttori di gara e di tutto. Quindi sicuramente un premio a tutti quelli che lavorano per il Pineto Calcio, dagli allenatori a tutto il resto. Presidente, ha bisogno di togliersi qualche sassolino? No. Per chi ha tentato forse di intaccare, gliela devo fare questa domanda, intaccare anche la sua figura, non quella del Pineto Calcio? Beh, no, io non... Non so che, come risponderti, perché per me sono tutti amici, poi se qualcuno non lo è, non è colpa mia. Assolutamente, per il suo comportamento. Ad Paolo ho detto, forse sulla panca, nello spogliatoio troverà un foglio di carta bianco
con la firma di Brocco già messa lì in calce. Non so se lei ce lo può confermare o se Daniele... Non lo so Daniele, ma forse me l'ha scritto qualcosa, è una sorpresa. Ma lo possiamo confermare, Presidente? L'impegno di tutti, una soddisfazione infinita. Abbiamo raggiunto, abbiamo temuto, ecco. Abbiamo sofferto e oggi veramente è stata una conclusione bellissima che ha coronato un campionato stupendo che abbiamo fatto. Certo, c'è stato quell'appannaggio un po' quei pareggi. Esatto, un mese particolare. Un mese, io dico, invece di esserci stato il mese di gennaio, febbraio, c'è successo ad aprile. Avete voluto creare un po' di suspense per rendere vivo questo campionato. Però poi alla fine ci siamo riusciti. Insomma. Stasera si festeggia a ritmo di musica e lei qui ne capisce ancora di più. Si metterà la batteria per dare ancora più ritmo. Ci dobbiamo organizzare, Presidente. Però troverete sicuramente i locali aperti. Esatto. Benissimo, allora grazie al Presidente Brocco, noi rimaniamo all'interno ovviamente del Mariani Pavone. Diamo! E allora io mi sto guardando attorno e vado a trovare mister Amaulo, ovviamente attendiamo anche le dichiarazioni dei colleghi per mister Amaulo e insomma... Stiamo camminando, lo ripeto ancora una volta, sul terreno del Mariani Pavone e insomma è una bella sensazione perché l'abbiamo calpestato prima di questo match, quello con la Vastese, con le tante paure, le tante emozioni dei giocatori e non solo. E ora siamo su questo terreno che qualche minuto fa ha scritto una pagina importante della storia. Noi siamo in attesa ovviamente di parlare con Daniele Amaulo qualche istante. Ovviamente nel frattempo il nostro Nico Centurami ci fa vedere appunto le tante persone, tante pinetesi e non solo, che accompagnano questa vittoria del Pineto, che battendo 2-1 la Vastese ha conquistato la Serie C. Invasione di campo pacifica, sono stati aperti i cancelli delle tribune che poi hanno permesso ai tantissimi tifosi di accedere all'interno del campo e quindi insomma è una bella festa e credo che questa festa durerà per tutta la notte perché c'era bisogno, c'era voglia e c'è stata soprattutto la volontà da inizio stagione di conquistare questo obiettivo e la formazione di Daniele Amaulo questo obiettivo lo ha conquistato meritatamente, perché ovviamente il percorso va valutato dall'inizio alla fine, non solo nell'ultima partita, non solo nelle ultime gare, ma soprattutto dall'inizio alla fine, da quando questa squadra è stata composta a tavolino dai direttori Gianmarino e dal direttore Moreno Sacchetti e poi ovviamente la voce di Daniele Amaulo è quella del Presidente Silvio Brocco insieme al Vicepresidente Gerardo Di Luca. E insomma davvero un bel pomeriggio per la Pineto calcistica e Daniele Amaulo sta arrivando ai nostri microfoni in diretta per farci raccontare quasi a mente fredda un po' quello che è accaduto qualche minuto fa, cioè la vittoria per 2-1 sulla Vastese che ha permesso alla sua squadra di giungere ai professionisti. Daniele Amaulo, siamo in diretta, l'abbraccio con Ciarcelluti, con Gianluca Colaneri. No, siamo in diretta, mister, perché allora... Che te dico? Allora, analizziamo bene il tutto. Allora, una vittoria importante, una vittoria dedicata a chi vi ha seguito anche dall'alto, dalla curva Paradiso, dico io. E allora ti ripeto e ti chiedo, quando hai avuto paura, se paura è stata, e quando invece hai capito, ragazzi, non ce n'è per nessuno, andiamo noi in Serie C. Ma allora, diciamo, la paura non deve esistere in questo sport, è un gioco, bisogna avere sempre l'entusiasmo, la convinzione dei propri mezzi. Noi abbiamo dimostrato nell'arco del campionato e di essere una squadra forte, che sapeva lottare, sapeva sacrificarsi e nelle difficoltà, se vedete i miei numeri, abbiamo vinto diverse partite l'1-0 perché poi sapevamo che era un momento difficile, dovevamo raggiungere il risultato
essendo squadra, essendo uomini, non calciatori, volevamo quello, e questo qua ci ha permesso di rimanere in corsa e fare anche nel giorno di turno 32 punti, che non sono pochi, in un campionato molto equilibrato come quello del girone F. Oggi all'ultima giornata si è deciso tutto, le retrocessioni, i play-off, la vittoria del campionato, è difficile fare punti tutte le domeniche e fare 72 punti, e ne sono tantissimi, abbiamo meritato. Tanti infortuni, mister, tanti, no? Infortuni. Tante difficoltà. Io adesso lo posso dire, sì. Su 9 mesi di attività abbiamo avuto 15 mesi di giocatori infortunati, 15 mesi sono tanti, ma parlo di 2-3 giocatori importanti per volta, fuori un mese e mezzo e due, e poi per rimetterli in condizione ne passano altrettanti. Noi abbiamo avuto, mi ricordo tutti, due mesi fuori Allegretti, 2 mesi fuori Ciambè, 4 mesi fuori Minicleri, Losicco, Della Quercia, Nonni, Domisi ultimamente. Insomma, l'elenco è lungo. 15 mesi, non l'ho detto mai, perché sembrava che cercassi, ecco, magari una scusa, perché l'obiettivo era troppo importante. La convinzione di raggiungere era talmente tanta che anche nelle difficoltà dovevamo raggiungere, come si dice in dialetto da parte nostra, con le mani e con i piedi, quindi dovevamo andare oltre l'ostacolo e giocare con il cuore come abbiamo fatto oggi, e quindi siamo orgogliosi di questo, che oggi siamo degli uomini orgogliosi prima che dei calciatori. Domenica scorsa a Roma ti ho chiesto, ora ci vuole il Daniele psicologo, non la Maulo, mister. Ecco, in settimana hai lavorato solo ed esclusivamente su questo, oppure hai dovuto mettere, non so, qualche cosa in più anche sotto l'aspetto tattico? Era da giocare col cuore, però sì, l'hai detto sì, tu. Sì, il discorso che ho fatto alla squadra è stato quello che ho detto un attimo fa. Detto, ragazzi, oggi c'è una settimana, una sfida importante, dove calciatori, sappiamo che siamo buoni giocatori, praticamente abbiamo fatto bene, quindi abbiamo dimostrato sul campo. Adesso bisogna essere degli uomini che lottano con il cuore. Io ho detto queste stali parole che ho ripetuto adesso. Oggi ho avuto la conferma che abbiamo degli uomini che hanno lottato con il cuore, un gruppo forte, che forse un domani qualcuno si ricorderà di questi uomini, perché noi siamo di passaggio, la società del Pineto resterà nella storia, e magari noi siamo, ecco, orgogliosi di questo, di aver centrato un traguardo che ci gratifica, un'ora del lavoro fatto, soprattutto come uomini. Daniele Mauro stasera resta in Abruzzo, non prende il treno e va a casa? Sicuramente no, adesso raggiungerà la famiglia, fare una festa fino all'alba, perché è giusto, sì, che sia così, quindi speriamo che ci sia tanta gente. Benissimo. Per fare questo. Grazie a mister Amaulo per queste bellissime parole, le emozioni dal vivo, live su Rete 8, del mister, ovviamente del presidente Brocco. Abbiamo sentito anche Gerardo Di Luca, Ciambè, altri giocatori che davvero hanno scritto una pagina clamorosa, una pagina importante. Io chiedo alla regia di farmi cenno, non so se devo chiudere, ovviamente rispettando i tempi televisivi della nostra emittente. Siamo all'interno del Mariani Pavone di Pineto per insomma, la festa dei biancazzurri, la festa del Pineto, che oggi ha raccontato l'avventura della Serie C. Allora, io mi guardo attorno perché volevo scambiare anche due chiacchiere con il direttore sportivo Moreno Sacchetti. Ecco, lo vedo Moreno Sacchetti. Allora prego il nostro Nico Centurame di seguirmi, perché ovviamente è utile un po' raccontare come è stata anche costruita questa squadra. Il direttore sportivo deve necessariamente... Moreno, perdonami, vieni qui. Allora, ecco, benissimo. Allora, siamo in diretta, Studio Stadio, Rete 8, una vittoria che viene dall'estate passata, perché bisogna prima preparare le fondamenta e poi alla fine si fa il tetto è oggi, le fondamenta come sono state? Eh sì, dai, è stata una programmazione fatta in estate. Comunque sia, il Pineto già veniva da anni dove ha sempre militato al vertice, quindi abbiamo cercato di limare un pochettino gli errori, di essere dei perfezionisti, quindi di non lasciare nulla al caso. Diciamo che il campo poi dopo i risultati ci hanno premiato. Volevo comunque sia fare grandissimi complimenti veramente alla Vigor Senigallia per il percorso che hanno fatto. Hanno lottato con noi fino alla fine, giocando a calcio, giocando un grande calcio, quindi tanti complimenti. Forse grazie a loro è stata evidenziata ancora di più la bontà
della struttura del Pineto, non solo a livello societario ma anche a livello tecnico. Sì, sì, assolutamente, i ragazzi sono stati encomiabili, abbiamo fatto un percorso indescrivibile, dai, sono stati veramente eccezionali anche nei momenti un pochettino, diciamo, negativi, poco positivi, che ne sono stati pochissimi tra l'altro. Però loro sono stati degli uomini fantastici perché ci hanno sempre messo la faccia, quindi, ma io di questo ne ero sicuro dal primo giorno, perché è stata la prima cosa che insieme al mister, al quale abbiamo fatto molta attenzione, quella di scegliere prima di tutto uomini e poi calciatori giusti, con le caratteristiche giuste. Al lavoro già, non voglio dire da domani, ma almeno da martedì, perché stasera si farà tardi da quello che ho capito e quindi domani mattina riposerei un po', ma da martedì? Da martedì ci metteremo lì, parleremo, ci faremo una chiacchierata insieme al presidente, insieme a tutti quanti insieme, vedremo, dai, vedremo di iniziare a programmare il futuro. Ecco, adesso godiamoci questo momento, complimenti alla squadra, al mister, allo staff, ai segretari, alle persone che hanno lavorato dietro le quinte, magazzinieri, complimenti a tutti perché il loro lavoro ha portato, anche il loro lavoro, che a volte vengono nominati meno, però hanno portato dei punti in classifica importanti, portano punti in classifica importanti, quindi grandissimo ringraziamento a tutte queste persone che lavorano dietro le quinte per il bene del Pineto Calcio. E io credo che sia corretta e giusta anche una dedica alla famiglia dei dirigenti, alle famiglie dei dirigenti che spesso e volentieri non vi vedono a casa perché dovete girare per trovare i calciatori giusti per raggiungere questi obiettivi. Esatto, ringraziamo la mia famiglia, la mia compagna Federica, mio figlio Cristian, che mi supportano e sopportano. E non è facile, non è facile, capisco, e quindi li ringrazio veramente con il cuore. E niente, dai, poi sono felice per il presidente innanzitutto, perché si meritava una gioia del genere. E lui è solo qui a portare avanti la baracca da tanti anni, quindi è una gioia indescrivibile, penso, per lui. E sono felicissimo per lui e per tutto questo pubblico che oggi veramente sembrava un pubblico. Sì, quasi 2000 presenze. Ma questo, sì, sì, ma già da qualche settimana, qualche mese, insomma, mi sono accorto che il pubblico già aveva fatto questo salto di categoria. Bravo, era esatto, già pronto. Esatto. E qui mancavamo noi. Ci hanno anticipato. Sì, hanno anticipato, quindi.